Allora, avete raddoppiato i numeri quest'anno, insomma, un impegno importante. Sì, un impegno importante, ma dovevamo comunque dare a questa manifestazione un peso maggiore. E i numeri sono aumentati sicuramente, ma come dicevo prima in conferenza stampa è aumentata molto anche la qualità degli interventi e abbiamo anche avuto collaborazioni importanti affinché questo potesse accadere. E gli eventi all'interno di Aria sono praticamente raddoppiati, abbiamo 45 tra conferenze, workshop, laboratori, abbiamo i corsi con i crediti formativi di cui magari poi approfondiremo e abbiamo anche tanti espositori in più rispetto all'anno scorso. Ecco, i crediti formativi per i professionisti sono un tasso di qualità elevato per un evento come questo. Sì, e siamo contenti che i corsi proposti per il rilascio di crediti formativi abbiano avuto un'altissima qualità, tanto che gli ordini professionali hanno riconosciuto un considerevole numero di crediti formativi. Invitiamo i progettisti ad andare sul sito e a iscriversi, troveranno tutte le indicazioni comunque sul sito www.aria.casa. L'amministrazione comunale ha sempre e da subito accolto questa opportunità che questi due organizzatori hanno messo in piedi per, oltre che valorizzare un bel biglietto da visita della città di Fano come il Pincio, anche per creare un evento nella città. Sì, è un evento importante, mi piace sottolineare, un nuovo evento che nasce nel corso di questa amministrazione, sono elementi di novità, grazie a due giovani intelligenti, competenti e innovativi, un incontro tra giovani e competenze di questo tipo e un'amministrazione sensibile è nata questa idea, questo evento, quindi si va a valorizzare anche un luogo importante e l'amministrazione ha anche raccolto stimoli e spunti che sono arrivati da questi giovani, da questa iniziativa, facendo alcuni accorgimenti, ma pensando anche ad altre iniziative, ad altri interventi che possono ancora migliorare e riqualificare quell'area.